Have a nice week. Lucetti. Il Ceci Weekly di questa settimana è dedicato ad un principio che ormai metto in pratica da diverso tempo e mi ha davvero aiutato a diventare molto più veloce, molto più efficiente in tutto quello che faccio senza sacrificare la qualità del risultato. È un principio che è stato definito come legge di Parkinson e la legge di Parkinson afferma questo: il lavoro si espande fino a riempire tutto il tempo disponibile. Diciamolo ancora una volta per sicurezza: il lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo disponibile. Questo significa che se ci diamo 2 settimane per completare un progetto, ovviamente ammesso e non concesso che le 2 settimane siano comunque un arco temporale realistico per quello specifico progetto, ecco che presumibilmente ci impiegheremo 2 settimane, ma è probabile che se ci dessimo 1 settimana per finire lo stesso progetto, impiegheremo 1 sola settimana per concluderlo. Quindi sembrerebbe che per applicare la legge di Parkinson alle nostre vite l'unica cosa che dobbiamo fare è darci degli archi temporali un pochino più brevi per concludere un progetto in maniera da muoverci più velocemente e in maniera più efficiente. Ora, non è però così facile come sembra. Se hai prestato attenzione a quello che abbiamo detto prima, abbiamo sottolineato che l'arco temporale che ci diamo per completare un certo progetto deve essere un arco temporale realistico e non è così scontato che sia così. Quante volte ci troviamo a dire di sì e sì, finiremo qualcosa entro 1 settimana, quando in realtà sappiamo bene che con tutto quello che dobbiamo fare non ce la faremo mai, ma non vogliamo ammettere che sia così e soprattutto non vogliamo ammetterlo all'esterno, anche se dentro di noi sappiamo che non ce la faremo mai. E il risultato è che ci diamo degli archi temporali irrealistici per poter finire quello che facciamo, sopravvalutiamo quello che possiamo fare in quella precisa settimana e finiamo per non riuscire di conseguenza a mantenere la parola data oppure a stressarci da morire per riuscire a farcela. Ora, esiste un modo per evitare che questa situazione paradossale venga a verificarsi e consiste nel, prima di tutto, applicare la nostra legge di Parkinson e quindi accorciare un pochino l'arco temporale che abbiamo deciso di dedicare ad una certa attività. E poi consiste nell'aggiungere un 50% di tempo cuscinetto in più, che ci consenta comunque di tener conto di quella pressione esterna che a volte ci porta a sopravvalutare quello che possiamo fare in un certo arco temporale. In questo modo l'arco temporale che hai deciso per una certa attività sarà sicuramente inferiore di quello che avresti altrimenti scelto senza applicare la legge di Parkinson, ma non sarà mai troppo piccola perché tu non riesca a portarla a termine. Facciamo un esempio pratico. Supponiamo appunto di avere un progetto per il quale ci siamo dati 2 settimane. Sappiamo che forse possiamo completarlo in meno tempo. Dimezziamo quelle 2 settimane. Proviamo a darci 1 settimana per completare tutto. Ora, per evitare che il continuo sopravvalutare quello che possiamo fare in un certo arco temporale ci si ritorca contro, aggiungiamo un cuscinetto temporale del 50%, quindi aggiungiamo 3 giorni e mezzo a quella settimana. Ecco che improvvisamente abbiamo un arco temporale decisamente realistico e che sarà comunque più breve di quello che ci saremmo dati altrimenti. Quindi ti lascio con una sola domanda per oggi. Pensa ad un progetto che devi portare avanti e concludere nel prossimo futuro. Pensa all'arco temporale che ti sei dato fino ad adesso. Prova a dimezzarlo e poi aggiungi al risultato che hai ottenuto un 50% di cuscinetto temporale in più. Quindi condividi qui sotto qual è il risultato che hai ottenuto. Diventerà una vera e propria dichiarazione di intenti che ti aiuterà a raggiungere il tuo risultato molto più velocemente, senza sacrificare la qualità del tuo lavoro. Ok, è il momento di rimboccarci le maniche per essere più produttivi. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.